Ciao, bentornato sul mio canale. Se non mi conosci, sono Nico Cimino, imprenditore digitale. Mi occupo di Amazon FBA e aiuto nuovi imprenditori ad iniziare la propria attività online. Oggi voglio parlarti di un argomento molto importante: come differenziarti dalla concorrenza. Hai mai pensato, quando stai studiando una nicchia, di come poterti differenziare nella maniera migliore? Bene, oggi voglio darti uno dei consigli che nessuno ti dà ormai: come creare un bundle. Che cos'è il bundle innanzitutto? Il bundle è un accoppiamento di prodotti inerenti, complementari tra di loro, per esempio come un mouse e un tappetino. Unendoli, crei un nuovo prodotto che metti sul mercato che nessuno ha. Oggi voglio spiegarti proprio questa strategia di come creare nuovi prodotti per differenziarti dalla competizione. Partiamo subito da una tecnica che presente su Amazon, ovvero tra i spesso comprati insieme. Adesso, prima di andare sul mio computer, voglio farti capire un attimo di che cosa stiamo parlando. Amazon mette a disposizione diverse informazioni in fondo alla pagina del prodotto stesso che stai analizzando. Per esempio, stiamo analizzando un mouse. Se scorriamo un po' più giù delle foto, arrivando quasi alla fine della pagina, più delle volte compare spesso la scritta "spesso comprati insieme". Quindi magari, se stai studiando un mouse, ci sarà scritto mouse più tappetino oppure più tastiera oppure tutti e tre. Quindi tu puoi unire questi prodotti che sono spesso comprati insieme, creare un prodotto nuovo e differenziarti dalla concorrenza. Andiamo un attimo sul mio computer e ti faccio vedere proprio nel dettaglio cosa voglio intendere. Come vedi qua, ho cercato il set per ravioli, ovviamente un prodotto completamente preso a caso, giusto per farti un esempio. Qui ci sono quelli sponsorizzati, lasciali perdere quelli sponsorizzati, passa oltre direttamente a quello, ai primi che sono organicamente posizionati. Per esempio, clicchiamo qua. Se clicchiamo qui, chiaramente, se vado giù, questa è la voce che ti comparirà: spesso comprati insieme. Questo è uno stampo per ravioli quadrato, questo è rotondo, ma comunque potresti fare questo prodotto che sono un set per ravioli, panzerotti, e via dicendo, più questo qui che è lo stampo per ravioli quadrati. Andiamo a vedere se qualcun altro nella nicchia ha già questo bundle. Come vedete, eccoli, uno ce n'è. Ci sono sia separati, poi se scendiamo giù iniziamo a vedere. No, non ce ne sono al momento. Però possiamo vedere che ci sono sia quelli quadrati che quelli rotondi. Beh, qui dentro potresti metterci tipo questo prodotto qui, ok? E creare un nuovo prodotto. Quello che ti consiglio ovviamente è di non fermarti soltanto a cliccare sul primo. Clicca anche sul secondo. Vatti a vedere anche quest'altro che cosa ha spesso comprato insieme. Ci cliccate ovviamente, stampo per arancini. Puoi continuare così, cliccando su altri prodotti. Quest'altra è una corda per saltare. Quello che potete fare è andare a cliccare su una delle corde, io ho cliccato su questa blu, e scendere direttamente qui e vedere che spesso comprati insieme viene venduto anche questo rullo per gli addominali e questi elastici fitness. Ora, tutti e tre questi prodotti venduti insieme hanno un costo di 29,77. Se voi li mettete insieme, potete abbassare a questo prezzo a 25, 24 e avere comunque alto margine, oppure farne semplicemente solo due. Sempre comunque andando a cliccare anche su altri prodotti per vedere che cosa viene acquistato insieme. Proviamo a scendere giù. Per esempio, quest'altro, la corda con i guanti CrossFit, 25,99, voi lo potete vedere comunque un alto margine. Per quale motivo si va tra i spesso comprati insieme? Oltre a fornirti un'idea di quello che si acquista insieme, ti fa anche capire che se c'è mercato per questo prodotto, che è il prodotto alfa, ovvero la corda, potrebbe esserci sicuramente mercato anche per questo. Quindi magari entrambi portano mercato ad entrambi. E se noi mettiamo insieme un prodotto del genere, avremo molte più probabilità di essere trovati e acquistati dai diversi compratori, perché magari uno trova i guanti, è interessato ai guanti, ma c'è anche la corda ad un prezzo vantaggioso e quindi decide di comprare anche la corda. Stessa cosa, la corda ha un prezzo vantaggioso, hai anche i guanti e decidi di comprare la corda con i guanti. E questo funziona per tutti i prodotti. Andiamo a vedere un attimo per il mouse. Ora mettiamo un attimo su tutte le categorie e mandiamo la ricerca. Per esempio, prendiamo questo più venduto. Ecco qui, come puoi vedere, viene acquistato il tappetino per il mouse. Quindi mouse, grande volume di vendita, porta volume di vendita al tappetino. Questo ti fa capire perché sono prodotti estremamente complementari, perché questo mouse non funzionerebbe se non hai un tappetino, d'accordo? Tutte e due comunque sia
si completano. Bene, come visto, questa strategia è molto efficace. Per quale motivo? Perché ti consente di differenziarti. Chiaramente ci saranno altri competitor che già stanno analizzando questo bundle. Se non c'è nessuno che lo ha fatto, molto probabilmente ci potrebbe essere qualcuno che l'ha visto e lo sta facendo. Quindi magari fra un mese potrebbe essere online un nuovo prodotto con un tappetino e un mouse. Tu cerca sempre di essere l'unico per quel prodotto lì. Se non vedi nessuno, non stare lì a pensare forse lo faccio, forse non lo faccio. Intervieni subito. Se hai analizzato che per il mouse c'è mercato, c'è poca concorrenza, hai la possibilità di differenziarti anche in questo modo facendo un bundle, bene, intervieni adesso. Non aspettare. Per quale motivo? Perché come l'hai visto te, l'avranno visto anche gli altri. E se tu arrivi prima degli altri, ti posizioni prima degli altri, gli altri saranno soltanto copie. Spero che questo video ti sia stato utile, ti abbia fatto capire come creare un bundle. Se hai ovviamente dubbi, sto offrendo un'ora di coaching call con me direttamente, un'ora di consulenza, dove puoi candidarti per entrare nel mio corso Amazon Genius Pro. Poi, ovviamente, se sei interessato ad un programma costante dove ti aiuta ad inserirti in questo percorso tortuoso di Amazon FBA nel 2020 e non rimanere bloccato in cose chiaramente che tu non hai mai fatto, come dogana, certificazione, importazione, differenziazione prodotto, ricerca prodotto e chi più ne ha più ne metta, in questo percorso in Amazon Genius Pro non esistono intoppi. Ci sarò io e il mio team a seguirti e ad approvare tutto quello che farai. Bene, anche per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.